Ciao a tutti, ben ragazzi, bentornati in questo nuovo video da Dome PC. Oggi siamo qui, come potete vedere, col nostro ventilatore. Lo so, è estate, fa caldo, ma il computer comunque ha ancora magari più caldo. Scommetto che ognuno di voi, almeno a casa, un computer fisso e nella vostra vita non lo avete mai aperto per pulirlo e per metterci la pasta termica sul processore, che è una cosa molto importante da fare. Computer, stando nei vostri uffici, nelle vostre case, comunque tendono comunque con le ventole a comunque ad assorbire polvere, capelli, sporco, che magari voi pensate che sia tutto a posto, ma non è così. Qui all'interno, specialmente delle ventole dell'alimentazione, ventole comunque che vanno a raffreddare il PC vostro interno, no? Anche se avete comprato standard, ci saranno una ventola ed sono da pulire. Perché a lungo andare vanno a intasarsi e comunque poi si sentono i primi rumori e comunque possono anche poi deteriorarsi. Inoltre questo sulla scheda madre andrà a depositarsi comunque dello sporco, polvere, ed è importante magari dare una piccola spolverata, ma cosa molto più importante andare a cambiare la pasta termica sul processore, che è il cervello del nostro computer. Avete sentito sempre Intel 3, Intel 5, Intel 7, Ryzen 7, Ryzen 5, che sono i processori. E bene sì, su questi processori va cambiata questa pasta termica, che ha la funzione appunto di renderlo stabilmente freddo, e perché se si surriscalda vanno comunque a rallentare tutti quei processi logici per il vostro computer. Allora, cosa dobbiamo munirci per fare questa operazione? Pennelli che siano puliti, mi raccomando. Mi sono munito di una pinza a beccuccio lungo. Mi sono munito dei cacciaviti fissi e a stella. Ma mi sono munito specialmente della, come potete vedere, la pasta termica dell'Arctic MX4, con composto di qualità, la marca parla da sé. Per le alte temperature dei processori lascio tutti i link giù in descrizione dei materiali che vi possono essere utili. Dovete comprare anche l'alcol isopropilico, che è facilmente reperibile e costa pure poco, e dovete munirvi di un panno tipo uno Scottex pulito. Per andare a pulire all'interno del vostro computer dovete munirvi o di una bamboletta secco di aria, o che vendono su Amazon, oppure di un soffiatore, quelli di casa, non aspiratore, che fa da soffiatore, oppure un phon, ma usando l'aria fredda, mi raccomando, aria secca fredda, non calda. Mi raccomando, non usate mai il compressore. Vedo in molti posti usare il compressore, quello che si gonfia nelle ruote della macchina, ma non va bene, perché nella bombola del compressore va a depositarsi dell'acqua e bastano alcune poche gocce d'acqua che vanno a entrare nella scheda madre. Quando lo soffiate il computer non andrà più. Andiamo a vedere sul nostro computer quale griglia può essere smontata per aprirlo. Alcuni computer si possono smontare tutte le griglie, tutte e due, qua a destra e a sinistra, alcuni solo una, è quella che ci può interessare. Allora, prendiamo un cacciavite. Come potete vedere, porta soltanto una vite qua per svitare questa griglia. Ok, facciamo piano piano. Attenzione perché alcune viti possono cadere perché non sono incastonate dentro la griglia. Che come si fa a smontare? Una volta svitata questa vite, tiriamo la griglia, eccola qua, e la sfiliamo. Come potete vedere, già all'interno del nostro computer qua c'è il dissipatore. Ecco qua, già trovo della polvere e non va bene questa polvere. Come vi ho detto prima, abbiamo il nostro dissipatore con la relativa ventola montata sopra per il raffreddamento e va pulito. Prendiamo i nostri pennelli, qua abbiamo anche l'hard disk, il nostro alimentatore, che qua porta appunto esternamente porta una ventola, qua un'altra ventola è posizionata qua e quindi bisogna pulirle. Prendiamo il nostro fono ad aria secca, quello che comunque abbiamo. Prendiamo un pennello e iniziamo già a pulire. Guardate già la polvere che si alza.
Io sto soffiando con aria fredda, mi raccomando, questo forno è capace di fare varie modalità. Non usiamo aria calda, a distanza debita. Col pennello non andiamo sulla scheda madre, cioè andiamo a toccare i circuiti, andiamo solo a soffiare, va bene? Solo sulle ventole possiamo comunque spolverare, facendo attenzione a non toccare comunque i pin dei connettori. Andiamo a pulire anche i connettori USB, la porta VGA, i connettori audio. Fatta la pulizia, dobbiamo ora smontare il nostro dissipatore e il connettore di alimentazione della ventola. Ogni dissipatore, questi qua generalmente questi a forma tonda, hanno 1, 2, 3 e 4 viti. Prima cosa, però, smontiamo il connettore dell'alimentazione della ventola. C'è scritto CPU fan. Ecco qua, iniziamo a svitare le viti. Facciamo con delicatezza, in modo che comunque non andiamo a buttare il cacciavite, mi raccomando, nella scheda madre, perché sennò non funzionerà più. Ecco qua. Come potete vedere, da 6 mesi che non metto la pasta termica su questo dissipatore e nemmeno sul processore, ma comunque non è messa male perché ho messo sempre la pasta termica Arctic MX4. Prendiamo il nostro alcol isopropilico, puliamo con un panno pulito, cioè un fazzoletto. Ecco qua, abbiamo pulito il dissipatore. Ora prendiamo un altro panno pulito. Con delicatezza andiamo a pulire il nostro processore qui all'interno. Non tocchiamo questo qua, vedete, questo è il nostro cervello del computer. Non tocchiamo altri circuiti. Ora prendiamo la pasta termica. Eccola qua. La marca, vi ho detto, parla da sé. Molto buona questa marca comunque per le alte temperature. Allora, come si mette la pasta termica? Questa qua è in una siringa, però va messo solo un pochettino come lo metto io. Ci sono vari modi per metterla. Ci sono a chicco di riso, centralmente qua, pure 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5, oppure si fa una X qua sopra. Io mi sono trovato sempre bene con il chicco di riso, quindi va messo solo un pochettino centrale. Proprio quanto un chicco di riso, perché non è la quantità, perché se la mettete troppa succede che va al di fuori del processore e andate a danneggiare i circuiti della scheda madre. Mi raccomando, attenzione. Ecco qua. Fatta questa operazione, dobbiamo prendere il nostro dissipatore ben pulito e andiamo a metterlo sopra. Mi raccomando, facciamo combaciare le viti nei rispettivi fori della scheda madre. Andiamo a vitare le viti un po' per volta ciascuna vite. Ecco, così, in questo modo, in modo che comunque tutti attaccano alla base della scheda madre, poi si va ad avvitare fino alla fine. Andiamo a mettere il connettore di alimentazione della ventola del dissipatore. Andiamo a rimontare la griglia del case. Ecco qua, facilissimo. Andiamo a vedere la sua vita. Cari amici, come potete vedere, i lavori sul nostro computer interno sono stati fatti, la pulizia, pasta termica. Valutate voi se fare lo stesso lavoro a casa o in ufficio per la cura del vostro PC.
Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video, così magari potete aiutare qualcuno della vostra azienda o a casa. E ci vediamo al prossimo video, che sarà un video molto particolare per l'upgrade dei RAM di un case. Ci vediamo alla prossima, cari amici. Ciao!